Nulla dura in eterno, tutto ha una fine. Ciò che succede con le sfere maggiori della vita, i sogni, l'intelletto, l'amore, eccetera, accade anche con le sfere minori, i beni materiali, la bellezza, la fama, perché anche questo hanno una fine. E citando Eraclito, possiamo affermare che nulla è permanente tranne che il cambiamento. Ebbene, amici del dissenso e della resistenza, ma soprattutto italiani, tutti gabbati e ingabbiati da oltre 30 anni dalla trappola Unione Europea e dalla trappola soprattutto euro, voluta, non ho paura ad affermarlo, da uomini che hanno di fatto tentato di svendere e continuano a svendere la nostra grande nazione con le sue ricchezze, il suo benessere allo straniero. Ora io credo vi siate tutti resi conto, sulla vostra pelle ovviamente, che vi siete clamorosamente e progressivamente impoveriti con questa trappola, con queste trappole e con questo ricatto che quotidianamente castra il nostro sviluppo, il nostro benessere, la nostra potenza economica ed in ultima analisi, ovviamente, il nostro futuro. Ma voi tutti ricordate prima del 1° gennaio del 2002 qual era il potere d'acquisto della nostra lira? Ricordate il potere di acquisto di un qualsiasi stipendio in lire? Oggi io domando a tutti coloro che hanno vissuto, penso molti di voi, quel periodo, avreste voi speso per esempio 1.000 lire, 800 lire per salire in ascensore? Avreste lasciato al bar dove, dopo aver consumato un semplice caffè, una mancia di 1.000 o 2.000 lire? Oppure, ricordate quanto costavano in rapporto al costo attuale in lire i prodotti di primo consumo e di prima necessità, quali latte, pasta, pane, eccetera, e quanto invece oggi in rapporto costino in euro? Od ancora lo stipendio attuale, o uno stipendio attuale, diciamo medio, di 1.500 euro, ha secondo voi lo stesso potere di acquisto paragonabile ai 3 milioni equivalenti delle nostre beneamate vecchie lire? La risposta per me è inequivocabile. L'euro è una, scusatemi la parolaccia, una mega inculatura. E allora? E allora? Semplice, se ne può uscire. Via dal ricatto Unione Europea e via dall'euro. Come? Vi domanderete. L'articolo 50 del Trattato dell'Unione sull'Unione Europea prevede che ogni Stato membro può decidere di recedere dall'Unione conformemente, ovviamente, alle proprie norme costituzionali. Sì, si può fare! E Forza del Popolo, con la proposta seria e non farneticante di Lillo Massimiliano Musso, ci spalanca scenari di clamoroso beneficio per il popolo italiano. Via l'euro, ritorno alla nostra lira con cambio non più truffaldino, ovvero sia un euro equivale a una lira. Ne deriva che rispetto al cambio determinato in quell'epoca, noi avremmo un potere di acquisto pari ad 1 a 5, cioè ciò che compravi quindi con un euro ovviamente equivarrebbe a comprarlo con 20 centesimi di lira. Aumenterebbe quindi di 5 volte il vostro potere d'acquisto.
La prima stampa, ovviamente, delle nuove lire sarebbe o sarà distribuita a tutti per il codice fiscale. Si riceveranno quindi sul conto corrente statale 5.000 lire che equivarranno a ben 25.000 degli attuali euro. Fatevi i vostri conti, amiche ed amici miei, e contate, ma quanti sono i componenti del vostro nucleo familiare? Meditate. Vi sembra interessante? Sì? Se voi approvate tutto ciò, se lo trovate veramente interessante, allora ingrossate le file della Resistenza e di Forza del Popolo, attivatevi su tutti i territori, fatevi promotori e reclutatori di donne e di uomini pronti a combattere per liberare il nostro paese dalla gramigna politica che infetta la nazione. Sì, si può fare e non dipende da quelli che vi tengono ostaggio e che vi ricattano con menzogne reiterate, con promesse regolarmente non mantenute, con un'incompetenza costante, con la corruttela e la collusione con l'élite sovranazionale. Sì, si può fare. Quel vecchio, e consentitemi, spregevole mondo non è permanente, ma lo è il cambiamento che noi tutti insieme saremo in grado di porre in essere. Seguitemi sempre sui miei canali, su Telegram, Carlo Arnese Official Channel, sui canali ovviamente di Forza del Popolo, Telegram e Facebook, e naturalmente il mio proverbiale incitamento. Forza e onore, patriote e patrioti italiani. Forza e onore.